Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi sto cavolo di telefono è un po' difficile riuscire a controllarlo. Oggi andiamo a vedere la nuova missione di Warhammer 40.000 Conquest, la missione numero 11. Niente, vediamo come va, vediamo chi vince, vediamo chi vincerà questa partita, perché poi nella prossima, ragazzi, andremo a utilizzare finalmente un vero veicolo della Death Guard. Andiamo a vedere il Battle Report. Eccoci, allora vediamo appunto il dettaglio della missione. Questa è la zona di guerra, appunto, come potete tranquillamente vedere. Faccio un po' leggere come sta andando con la battaglia in queste zone qua. Qua c'è la zona di guerra contesa, appunto, che è questa. Qua poi abbiamo una bellissima immagine fatta in questo modo, guardate che spettacolo, di Cassius che guida gli Ultramarines contro la Death Guard. E poi qua appunto abbiamo il briefing della missione, quindi che cosa sta esattamente succedendo in queste zone. Appunto ve la faccio nuovamente leggere, in modo appunto da avere più chiara la situazione. E adesso andiamo a vedere la missione. Eccola qua, blocco stradale. Semplicemente il campo di battaglia è formato da quello che appunto avevamo già. Eccolo qua, quindi la zona di schieramento degli Space Marine è questo. La Death Guard entrerà nel primo turno, non verrà schierata sia da questo bordo o da questo bordo o da quest'altro, anche da entrambi volendo, e gli obiettivi sono queste due zone qua. Ok, sono queste due zone, gli obiettivi. Le armate che sono ingaggiate per la Death Guard abbiamo 5 Plague Marines, 12 Poxwalkers, la Tainted Court con Fall Blightspawn. Quindi abbiamo solo la Tainted Court, non abbiamo Lord Feltius, ok, quindi avremo soltanto i Blight Lord Terminators, mentre per gli Space Marine abbiamo 5 Intercessors, 2 Hellblasters, 3 Aggressors e il Lieutenant Cassius. Schieramento, appunto, come ho detto prima, gli Space Marine vanno a schierare interamente la loro forza nella zona qua di schieramento indicata. La Death Guard non si schiera, entrerà sul tappetino dal primo turno di gioco da entrambi i lati, o comunque dove vuole, insomma, e il giocatore della Death Guard ha il primo turno. Le condizioni di vittoria sono le seguenti: ogni armata ottiene un punto vittoria per ogni unità nemica eliminata. Alla fine della partita, ogni trappola per corazzati vale 3 punti vittoria per il giocatore che la controlla. Ovviamente il controllo è quello base del gioco: se controlli una trappola per corazzati, sei più modelli dell'avversario entro 3 pollici da essa alla fine della partita. E la partita dura 5 round di battaglia. Questa è la nuova missione, la missione numero 11, blocco stradale. Adesso andiamo a vedere il Battle Report. Eccolo qua, allora il campo di battaglia, appunto, è normale, come potete vedere. Qua abbiamo i due, abbiamo anche cascato il blaster. Qua abbiamo i 5 intercessor e qua abbiamo l'unità di 3 aggressor con il Lieutenant Cassius. Gli obiettivi, appunto, per loro ovviamente da controllare e da tenere sono questo e questo, e qua abbiamo la Death Guard che entra sia da questo lato che da quest'altro. Cominciamo subito quindi con il primo round di battaglia, turno quindi della Death Guard, fase di movimento. Dunque. Allora, facciamo intanto entrare i Poxwalkers da questo lato. Sono ben tutti e 12. Allora, andiamo un attimo di riuscire a metterle, sarà un po' difficile, però non devo schierarli, devo proprio farli muovere. Dunque, beh, loro ovviamente corrono perché è inutile farli muovere normalmente. Quindi corrono di 8, cioè avanzano di 8 e avanzano fino qua. Ok,
appunto perché c'è questo che impedisce loro di superare. Quindi loro fanno questa avanzata qua come prima mossa. Ok. Poi. Bella domanda, facciamo muovere i Flag Marines che entrano da questo lato. Sì, è meglio suddividere le forze. Allora, loro si muovono di 5, quindi tipo fino qui. Ok, quindi loro avanzano fino qua. Bene. Poi, altri movimenti, abbiamo da far entrare la Title Course, ossia i Blight Lord Terminators, che si muovono di 4, ok? Si muovono di 4 pollici, quindi questo vuol dire che dove è il metro? Allora, che loro ovviamente non avanzano, ma si muovono più o meno. Io li farei avanzare qui, più o meno ci siamo, eccolo qua, e dietro loro facciamo arrivare anche l'unico eroe. Bene, quindi questo è il movimento della Death Guard. Facciamo la fase di fuoco, ovviamente. Allora, tutti quanti per loro sono entro 18 pollici, quindi sono in cadenza rapida. Allora, tutti loro provano a sparare. Io li farei sparare qua sopra perché loro sono due. È vero che loro fanno male, però sono comunque due. Loro sono cinque. Oltre a fare male nella fase di tiro, fanno anche male in corpo a corpo. Quindi loro sparano con tutte le loro armi qua sopra. Quindi sparano i due con il lanciagranate, i due con il fucile Requiem e il Plague Champion con il fucile al plasma. Allora andiamo prima con quello con il lancia granate. Andiamo appunto a prendere la scheda tecnica. Allora, il lancia granate, appunto, abbiamo AB3 e a forza 6, quindi AB3 preso, forza 6, resistenza 4 al 3. Posso ripetere gli uni, se non sbaglio, per ferire con lui. Sì. Quindi ho preso uno. Abbiamo un bel VP-2, quindi salvezza al 5. Che ovviamente non salve, sono ben di 3 di danni. È un danno, quindi uno di loro si becca un danno. I due con il fucile Requiem fanno 4 attacchi, 2 all'1, al 3, solo 1, al 4, preso, tiro salvezza normale, al 3, si salva. E poi abbiamo il Plague Champion che spara 2 colpi, non con il fucile al plasma standard, quindi non sovraccaricato, sempre al 3, uno solo al 3. E niente, non può ripetere purtroppo. Quindi loro hanno sparato. E poi ci sono loro, dunque loro. Allora, lo sparapeste che sarebbe lui, questo qua in mezzo, non può sparare perché è agitata a 9 pollici, quindi a 9 pollici non arriva nessuno. Però il combi Requiem sì, perché spara a 24. 24 non è non sono in corta, quindi non hanno la cadenza rapida. Quindi sparano soltanto 2 colpi in l'uno, sparano qui, loro ovviamente avranno una copertura comunque. E niente, ad AB 3 o più. E poi a forza combi Requiem 4, resistenza di loro dovrebbe essere 4, quindi a 4. Sono due che prendono. Due che prendono, salvezza normale. Niente, salvi. Quindi fase di tiro terminata. Quindi fase di tiro terminata, fase di
Carica, beh, direi assolutamente nessuna, perché cioè, possono arrivare loro in carica, ma hanno due ostacoli e poi non mi sembra il caso. Quindi, fase di carica nulla e combattimento nulla, quindi fine turno della Death Guard. Inizio turno degli Space Marine, ora sicuramente il pericolo più grande, questo è stato tutto quanto, il pericolo più grande per gli Space Marine sono loro tre. I Blight Lord e Terminator. Allora, fase di movimento. Allora, loro possono sparare ad 8 pollici. Io li muoverei di 5 in modo da avvicinarli qua. Ok. Loro bel problema. Facciamo così. Perché loro si muovono di 4, quindi prima di arrivare c'è tanto. Loro li muovo qua in copertura. Idem loro. Quindi loro tutti quanti sono in copertura in modo da poter contrastare loro. Perché è vero che loro sono Pockfokers, però appunto chi ha visto le puntate precedenti, le partite di Battle Report precedenti, sa perfettamente che quanti di più di questi affari arrivano in corpo a corpo, più pericolosi sono. E Cassius sta qua. Sì. Ok. Allora, diciamo, ok, fase di movimento terminata, fase di tiro. Allora, loro non arrivano da nessuna parte. Per poco. Loro, tutti loro, sparano ovviamente qui. Quindi facciamo prima gli Hellblaster senza. Il blaster senza dove sono con il fucile non standard, quindi non sopra caricato, tutti quanti sono in cadenza rapida. Sì, ho voglia. Quindi sono 2 2 con 4, sono due attacchi l'uno, sono 4 abitro più forza 7, quindi sono 4 abitro più. E poi altri, anzi al di più, al 2 preso fanno ben, vabbè, fa un danno, loro hanno il tiro naturale del 5 più che purtroppo si salvano. Tutti loro sparano qua, che poi loro, tra l'altro loro sono anche in copertura, ora che ci penso. Loro sono 2, 4, 6, 8, sono 10, quindi facciamo 2, 4, 6, 8 e 10. Altri o più. Ok. Poi al forza 4 resiste altri. Sono praticamente questi tre. 3 loro hanno purtroppo un TS del 3, del 6, niente. Al 5 più sono due morti. Ok, quindi sono due che ci salutano. Bene, fase di tiro terminata, fase di carica assolutamente nessuna. Quindi direi fine. Primo round, inizio secondo round, turno della Death Guard. Allora, loro. Facciamo di fare una cosa di questo tipo. Allora, loro. Anzi, loro avanzano. Loro avanzano. Però no. Eh sì, per forza loro devono avanzare. 5, 6, 7, 8, dipende 9, praticamente arrivano fino a qua. Loro devono avanzare perché altrimenti, ragazzi, qua che lui avanza, altrimenti qui non si arriva mai. Loro, dunque, superare questo, porta via, vediamo un secondo, dunque superare quell'affare, porta via ben 3 pollici dal movimento, quindi loro, sì, loro avanzano di ben 10, quindi superando questo lui può avanzare di altri 8,
che può portarsi praticamente quasi a contatto qui con questo. Ok, facciamo così. Bene, mentre loro si muovono, non avanzano. Vediamo un po' se farli fare un aggiramento in questo modo, dove potrebbero arrivare. Arrivano più o meno a metà della buca, quindi più o meno qui arrivano. Ok, bene, fase di movimento terminata. Fase di tiro, beh, loro hanno avanzato, loro possono sparare, sparando tutti quanti su Cassius che è in quarta. Quindi sparano, abbiamo quello con le granate che prende e al Cassius quanto c'ha di resistenza, non mi ricordo più. Cassius c'ha 4 di resistenza, bene. Quindi al 3, sostanzialmente. Abbiamo due, a parte, scusate, ci sono due con la granata, ok, anche l'altro, altro più preso al 3. Ok, l'ho preso uno, TS lui ha TS del 3, ha del 5. Bello questo 6, bravo Cassius. Bravo Cassius. Poi abbiamo i due che hanno il Requiem. Al 4 e poi al 3 e poi al 4. Sono due. Salvi. E poi abbiamo quello che è il fucile al plasma. Non lo sovraccarico, quindi al 3. Quindi... scusate, ero talmente preso dalla partita che non mi sono accorto che il telefono aveva terminato la registrazione. E alla fine comunque Cassius è stato colpito per ben due volte, doveva fare un 6 sul tiro salvezza a causa del fucile al plasma del Plague Champion, ha fatto soltanto un 6, quindi ha subito una ferita. E niente, direi fine, quindi fase praticamente, no, ci sono loro che però si sono mossi e hanno avanzato, fine fase di tiro. Cariche. Beh, direi che loro caricano entrambe le formazioni in cui ovviamente apriranno il fuoco. Allora, cominciamo con il tiro di reazione da parte degli Hellblaster. Fanno, ovviamente sono tutti in cadenza rapida, quindi fanno due, sono tutti quanti a 6, nulla. Facciamo gli Intercessor, che sono 5, sono 10, e abbiamo 2 e... due soltanto che prendono, due al 3. Abbiamo fatto un 6 e quindi loro sono in copertura, quindi al 6 e poi al 5 e si salvano. Bello. E poi caricano ovviamente 7. Beh, direi che hanno tranquillamente caricato. Secondo me qua io li considererei in carica e magari poi faccio un errore madornale, non lo so, ma secondo me comunque con la difesa delle barriere così sono in carica. Almeno mi ricordavo che nel Signore degli Anelli era possibile questa cosa. Cioè l'unità qua era considerata, essendo stata caricata, a difesa, diciamo, delle barriere. Comunque, l'unità è caricata. Loro a questo punto provano a caricare, ovviamente, loro, l'unità dell'Intercessor. Però non ce la fanno perché appunto ho fatto 4. A parte non ci arriverebbero comunque. E loro proviamo a caricare Cassius. Beh, oddio, c'è 10, è tanto 10. Io no, no, no. Meglio di no, meglio non fare danni qui. Aveva una ferita il signore qua. Bene, direi fine fase della carica. Ci si picchia. Attaccano ovviamente loro che sono una marea. Sono 1, 2, 3, 4, 5. Sono 10, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16. Sono ben 20 attacchi, quindi facciamo 5. Sono 10, quindi non hanno più uno al colpire, quindi colpiscono al 5 e feriscono al 5. Allora, i primi 5 sono
Sono 3, 4, 5, siamo a 10, 6, 7, 8, 9, gli ultimi 10, 11. Sono ben 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 e poi 5. Al 5, 1. Imbarazzante. 2, 3, 4. Beh, sono comunque 4. 4 tiri salvezza al 3. O 1, purtroppo. A parte dovevo dividere gli attacchi. Beh, diciamo che hanno attaccato tutti gli intercessor. E scusate, dovevo dividere tutti gli attacchi. Sono stato. Ho sbagliato. E, ecco perché sarebbe. Cioè, da una parte è utile anche appunto giocare con un'altra persona perché appunto ti ricorda gli errori appunto che stai facendo come in questo caso. Diciamo che tutti loro hanno attaccato gli intercessor, così abbiamo un po' rimediato la cosa. Ora rispondono gli Space Marine. Abbiamo gli intercessor che fanno due attacchi l'uno, quindi sono 2, 4, 6, 8, più il sergente sono 9, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sono al 3. E ho fatto un sacco di 2 e 1, questa cosa non è tanto positiva. E poi forza, penso al 3 comunque, loro hanno forza più o meno 4 sicuramente, sì, forza 4, resistenza 3 al 3. Sono tutti al, scusi, sono 4 al 5, sono 3 morti. E poi abbiamo gli Hellblaster che ovviamente attaccano. Abbiamo due attacchi l'uno, quindi sono 4 al 3, che okay, sono due soltanto. Al niente, sempre praticamente hanno bello questo doppio 6, bellissimo. E uno è salvo, quindi c'è un altro morto. Bene, allora abbiamo terminato così la fase di combattimento. Non c'è nessun altro combattimento. C'è la fase di morale. Beh, loro se la fanno ovviamente. Loro sì, c'è cioè l'intercessor sì, ma fatto comunque 6 più 1, 7, il sergente c'ha disciplina, cioè di base hanno disciplina 8, il sergente 9, quindi direi che è abbastanza inutile fare questa cosa qua. E niente, direi turno della Death Guard terminato, inizio turno degli Space Marine. Allora, inizio turno degli Space Marine, fase di movimento. Beh, loro vengono qua per cercare di colpire, però ho paura che solo uno li vede se è lui. Beh, diciamo uno per sicurezza. E Cassius deve. Avanza Cassius. Per metterlo, ho fatto comunque 5. Per metterlo in sicurezza, in teoria dovrebbe essere sempre entro 3 pollici. No, non siamo entro 3 pollici, perfetto. Però almeno così non sono soggetto, ho un po' di copertura rispetto ai tiri di loro. Fase di tiro. Beh, fase di tiro, diciamo che soltanto lui spara qui sopra, che è l'unico appunto che può vedere, quindi spara ben 6, 7, 8, 9 colpi, 2, 4. 6, 8 e 9. Allora, forza. Allora, resistenza del Biologus. No, scusate, di Fall Blightspawn 5 contro la forza di 4. Quindi al 5. Magari facciamo un danno se penso. Vabbè, qua c'è il taglio volendo. Allora, al 5, beh, sono 3 che prendono,
3 di cui al VP meno 3, no scusate, 0, e lui ha un save del 3. Brutti questi due 1 e 2, quindi li abbiamo ferito, li facciamo un danno, quindi sono due danni che si becca, però lui ha disgustosamente resistente, ci penso, e se ne salva uno, quindi subisce una ferita. Allora, loro dovrebbero essere equipaggiati con la pistola. Esatto, quindi loro, tanto sono tutti equipaggiati. No, tranne i loro due, che se non sbaglio loro non sono equipaggiati con niente, se non di una cavolata. No, anche loro, guardate un po', hanno la pistola. Quindi loro tutti sparano qui sopra. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6. Sono 6 al 3. Altro dovrebbero essere praticamente uguali. Tranne questo. Al 3. Sono 3. TS al 6, perché c'erano l'apertura, e ora al 5 niente, sono altri 3 morti, ragazzi. Ok, altri 3 morti, e ora c'è la fase di carica. Loro caricano qui. Lui, beh, loro non li vedono perché c'hanno un muro che dovrebbe ostruirgli la linea di vista. Almeno per come la vedo io. Però loro caricano entrambi. Allora, per essere una cosa imparziale, ragazzi, in questi casi, quando non sappiamo che fare, 1, 2, 3 ostruisce la linea di vista, quindi loro non possono. No, a parte loro non lo vedono, che cavolo dicono. Loro caricano entrambi. Loro non lo vedono, forse soltanto questo lo vede, ma nemmeno. Sì, questo lo vede. Allora, solo loro due lo vedono. E lui che non può sparare, se non sbaglio, in no, c'ha lo Spruzzapest e il Blastpawn. Allora, facciamo prima Fall Blastpawn con lo Spruzzapest, che fa di 6, fa 6 attacchi, che a 6, grande qua Fall Blastpawn. Bellissimo. Sono. Ah no, a parte ho fatto 6 che prendono, scusate, appunto perché l'abilità è come la stessa di loro, vedete? Quindi sono 6 che ha colpito, e qui sono 4, 5, 6, forza 2 di 6, di 6, 7, ben 9, quindi al 3. Sono 4 che hanno un meno 3 al VP, quindi un salvezza loro del 6. Questo è un buon motivo per non provare mai e poi mai a caricare Fall Blastpawn. Sono ben 3, 6, 9, 12, 2, 4, 6, tutte le unità distrutte. Pensavo di. No, non l'avevo fatto, non mi ricordavo appunto che Fall Blastpawn aveva questa cosa qua, tra l'altro. Porca miseria. Questo è stato un errore tattico, tattico, tattico veramente grosso, che ci costerà tutta la partita. Questa ci costa tutta la partita, ragazzi. E niente. Fine secondo turno, secondo round. E niente, andiamo al terzo a questo punto. Tour round 3, turno della Death Guard. Qua la Death Guard, bella, 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 bella. Loro, entrambe le unità avanzano. Prima avanza lui di ben 5, 6, 7, e il signor Fall Blastpawn avanza qua. Idem loro,
Loro avanzano di tantissimo, loro tipo avanzano di 4, 5, 6, 7, di ben 9, ma ben 9, bene o male, possono arrivare proprio più avanti di Full Blastspawn. E le mandiamo qua così. Bene. E loro sono sempre impegnati in corpo a corpo. Loro li farei avanzare. Allora, di qua. Ecco. Facciamo avanzare qua. E loro. E niente, fase di movimento terminata, fase di tiro, loro niente hanno avanzato, loro sparano con tutto quello che hanno, quindi con le loro armi standard con cui sono equipaggiati, su di lui. Allora, andiamo con i due che hanno il lancia granate, quindi a tre. Sono due, non hanno qualche bonus, solo per fare 6, no, mi pare di no. E niente, forza 6, resistenza 4 al 3. Ok, l'hanno preso, meno 2 al VP, quindi lui da 3 va al 5, col più 1 di copertura va al 4 e 1 lo prende. Sono di 3 danni. Mi sa che Cassius, ragazzi, è lì pronto a... Sì, rimane una ferita. Questa è stata una lignata allucinante. Veramente un colpo con le lance granate che non ci voleva. I due con il Requiem. Quindi hanno 4 attacchi perché sono in cadenza rapida. Al 3. Poi al 4. Bello. E poi abbiamo il fucile al plasma, lui che è il fucile al plasma, che spara i suoi due colpi al 3. Può ripetere? No. E poi al forza 7, resistenza 4 al 3. Preso. Salva al 6. Fatto 6, eh. Cioè, gli dava meno 3. Al VP salvava al 6, anzi no, salvava al 5 perché in copertura. Però bel salvataggio, bravo Cassius, bravo bravo Cassius. E niente, altre unità che tirano non ce n'è. Fase di carica, ha senso provare a caricare Cassius? Beh, oddio, io ci provo, tanto sparo un colpo con la pistola, non credo che cioè anche se mi prende. Perché rischiare una cosa del genere quando c'è quest'altra unità che lo sta cerchiando? No, niente, nessuna carica. E, ci si picchia, ci si picchia. Loro attaccano qui. Sono 6, 2, 4 e 6. A 5. Nulla, a posto, come non detto. Attaccano loro. Allora, intanto c'è l'ammassamento. Che potrei anche fare una cosa del genere. Allora, prima attaccano gli Hellblaster, ok? Che fanno due attacchi l'uno, qui sono due al tre. Non dovrei avere nessun bonus, no, dove sono gli Hellblaster? Non dovrei avere nessun tipo di bonus derivante da... No, praticamente nulla. Niente, AC 3 o più, forza 4. Quindi tre prendono e altri. Ok, ho fatto due, quindi due disgustosamente resistente. E muoiono due. Poi abbiamo loro, sono due, quattro, sei. No, lui non ci arriva. Sono... Secondo me nemmeno lui, però non me ci arriva. No, lui ci arriva invece. Sono due, quattro, sono tutti praticamente, dai. Sono tipo 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Sono 9 con il sergente, quindi sono 3, 6 e 9. Ok, al 3 e poi al 3, dai. Dai, che respiriamo. Al 3, tutti.
Però questo non vuol dire che finiranno tutti purtroppo. E infatti, due, anzi, ben tre non prendono. Quindi sono ben tre. Sono sei. Sono sei tiri disgustosamente resistenti al 5. Beh, se ne salva 1, 2, 3, 4, 5, almeno 5, ma è rimasto uno, poverino. E poi direi di fare subito un consolidamento. Non mi ricordo mai come si chiama. Beh, di loro che muovono di 3 in avanti qua. E loro idem. Cerco comunque di andare verso, visto che comunque il consolidamento lo devono fare per forza verso il nemico più vicino. Anche se bene o male il nemico più vicino forse erano loro. Loro stanno a 12, loro stanno a 12, no, più o meno è uguale. Bene, fine terzo round di fine terzo round e inizio quarto round. Allora, situazione attuale della partita è equilibrata perché comunque entrambe le fazioni hanno eliminato una sola unità. Loro controllano qua e lì è attualmente di nessuno in questo modo. Quindi inizio quarto round, inizio turno della Death Guard. La Death Guard, beh, loro due avanzano senza sosta, avanza lui di ben 10, se non sbaglio, di tantissimo. Di tantissimo e avanza fino qua, ragazzi. E poi avanzano loro 3 di 10 e tanto, anzi no, loro non avanzano, ho cambiato idea. Ci devo un attimo pensare. Ci devo un attimo pensare. No, loro non avanzano, loro si muovono qua. Normalmente se ce la fanno, leva fino a qui. Sì, più basso. Questo pochino più qua, questo di qua. Ok. E loro poi avanzano prendendo il controllo dell'obiettivo. Ok. Allora, situazione non proprio bellissima. Per gli Space Marine. Dunque, beh, fase di tiro. Beh, loro sparano. Allora, facciamo una cosa. Lui che c'è lo spruzzapeste, che è agitata a 9, se non sbaglio, spara sugli Hellblaster. E quest'altro due, che hanno agitata un po' più lunga, sparano sull'intercessor. Allora, facciamo lui che c'ha lo spruzzo, no, lo sparapeste, come si chiama? Spruzzapeste, sparapeste, una cosa del genere. Sparapeste. Allora fa D6 di attacchi e colpisce sempre il bersaglio, quindi non bisogna tirare. Quindi fa un attacco solo, peccato. Forza 5, resistenza 4 a 3. Preso VP-1, quindi loro salvano a 4 e non salvano. Attenzione, fa un danno. E gli fa un danno, c'è soltanto un minimo danno. Bene, e gli altri sparano qui sopra, quindi hanno entrambi il Combi Requiem, quindi sono in cadenza rapida, quindi fanno 2 all'1, sono 2 di base l'1, fanno 4 all'1 però, perché fanno 4 e 4. Allora, al 3 sono 3, 4, 5, 6, forza 4 e 4. Vedete, si tirano tanto. Tanti dadi, tanti attacchi, però alla fine sempre uno o due che colpiscono l'obiettivo. VP tra l'altro nulla, anche perché secondo me è troppo sgravo. Salvo, attenzione. E poi ci sono loro che sparano sul povero Cassius. Allora, facciamo i due che sparano con il lanciagranate. Altri sono tutti a forza 6, resistenza 4, altri. Beh, direi. Questo lo posso ripetere. Il lanciagranate può. E questo si era colpito. Comunque erano 3.
almeno 2, quindi allora sono 3, allora lui ha 3, meno 2 va a 5, col più della copertura va a 4, però no, purtroppo ragazzi, Calcius ci saluta, perché se gli faceva una ferita, gli rimaneva una ferita, andrebbe a 5, e purtroppo il povero Calcius muore, quindi attualmente quell'obiettivo è sotto il controllo della Death Guard, e questo non è bene, non è bene. Ah, tra l'altro questo aveva 2 ferite, no, aveva una ferita, no, 2, perché avevo ferito con il, no, avevo una ferita, okay. Questa attualmente è la situazione, non bella per gli Space Marine, non bella per gli Space Marine. Fine turno comunque del, ah no, scusate, c'è la fase di carica. Beh, a sto punto io direi di far provare a caricare loro solo Real Blaster. Facciamo provare a caricare solo Real Blaster. Real Blaster sparano, si tirano di reazione, colpiscono solo con uno, ma dovrebbero averlo colpito, perché comunque loro hanno resistenza a 5, sì, a 5 l'hanno colpito. E gli Hell Blaster danno meno 4 di coso, di valori di penetrazione. Il Blight Lord utilizza il tiro a vulnerabilità, quindi lo salva e caricano. Allora, questo toglie ben 3 pollici, quindi sono 8, 7, 6, 5. Vediamo un po' se si riesce a raggiungere. Ah, no, peccato, perché 3 vado qui. Ma se andassi qui invece, cos'è che cambia? Ah, sì, ci arriva tipo fino a qua, che comunque è a un pollice, quindi diciamo che c'è proprio quello che volevo fare io. Ok, e si picchiano, quindi fase della carica terminata, fase di combattimento. Allora, beh, lui volendo si può anche muovere qua, ma non può passare. No, vabbè, dai, soltanto. Oddio, lasciamola così la cosa, così controlliamo questo. Sono loro due soltanto che sono in corpo a corpo. Quindi abbiamo quello che c'ha l'ascia e quello che in sostanza non ha nessuna arma corpo a corpo. Quindi facciamo prima quello che c'ha l'ascia, la lama fatua. Allora, intanto diciamo che. Tutti mi sono anche dimenticato che loro potevano. Avevano tipo cadenza rapida di base come regola del modello. E, niente, allora la lama lui effettua due attacchi, ok? Ad AC 3 o più, con l'1. Non posso ripeterlo, quindi facciamo forza 4, resistenza 4 da 4. Ho fatto 5, quindi l'ho preso. Do meno 3 al valore come valore di penetrazione, quindi loro salvano 6. E ovviamente non salvano nulla. È solo un danno. Un danno, solo un danno. Però uno era già ferito, quindi uno muore. Ah no, fermi, era ferito lui, scusate. Non era ferito il blaster, era ferito il coso, l'intercessor, quindi lui viene ferito. E poi attacca l'altro, che fa i suoi due attacchi, altre. Oh, ho fatto 6. Bello, con 6 c'ho l'aura di ruggine. Praticamente vado a migliorare il valore di penetrazione di meno 1, quindi lui, che non c'ha nulla, avrebbe il valore di penetrazione meno 1, quindi però no, sul tiro per ferire, no, scusate, sul tiro per ferire, quindi ora devo ferire al 4 e ho fatto 5, quindi lui salva al 3 e lo salva. E niente, poi rispondono ovviamente lì Hellblaster, che fanno loro 4 attacchi al AC3, presumo, no, dove sono?
Allora, C3. Allora, AC3 e poi basta, quindi A3 e poi al A5. Salve perché sono al 2. Bene, quindi niente. Che brutto. Allora, terminato quindi il turno della Death Guard, fine turno, quindi inizio turno degli Space Marine. Beh, gli Space Marine possono fare ben poco e nulla, mi sa. Credo perché c'è lui. Loro sono a piena forza, quindi è un po' tosta. Comunque andiamo qui. Vediamo di riuscire a colpirli, loro sparano tutti lì, sono in cadenza rapida, quindi sono 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al 3, tutti e poi al 5. Allora, al 5 non abbiamo fatto poco e nulla. Abbiamo fatto 4. 4 che vanno a tirare. Quando un tiro così, cosa devi fare? E muore uno, cioè. Sì, ne muore uno praticamente. Facciamo, no, facciamo quello. Ebbene, niente, basta. Esatto, questo è da loro è quasi impossibile farli fuori almeno con l'equipaggiamento che abbiamo. L'unico modo è eliminare loro, cercare di ammazzare lui e prendere il controllo di quell'obiettivo là. Quindi. Non so se caricare o meno, sapete? Che se carico ci prendiamo tutta. No, no, carichiamo. Fine, basta così. E ci si picchia. Allora loro attaccano, fanno 2, 2, 4, al 3 e poi al 5. Che schifo, che schifo, che schifo. Niente, rispondono loro. Rispondi quello con l'ascia in corpo a corpo. Prende uno e direi che lo ferisce. Si salva, se ci salviamo. E l'altro non c'è nulla, altre niente. E niente, si rimane qua. Quindi, fine. Quarto round. Mi saputo che non ci sono state perdite né nulla. Inizio l'ultimo round. E vediamo come va a terminare. Perché attualmente la situazione è abbastanza in. No, il cavolo è abbastanza strano. Loro controllano quello perché hanno un modello in più. No, stavo pensando che con loro, fatto una cavolata, dovevo provare a caricare qua. Anche se secondo me non ha visto gli altri battle report, non sarebbe servito veramente poco a poco e a nulla. Va bene, dai, comunque, beh, direi che questo è stato l'ultimo round. Loro avanzano, quindi fase di movimento. E dov'è che avanzano? Io li faccio ritirare, giustamente, è certo. Faccio tenere il controllo sotto controllo dell'obiettivo, non è che lo vado a mandare alla morte. L'altro, il Fall Blightspawn, che non mi ricordo mai di quanto si muove, di 5, di tanto. Beh, diciamo che avanza fino qua. Ok, loro stanno qui, tranquillamente. E niente, fase di tiro. Tiro sparerebbe solo il full blastball. Che non ha corso. A 9 ci arriva tranquillamente. Quindi full blastball spara con la sparapeste qua sopra. Fa i suoi D6 di attacchi che colpisce sempre il bersaglio. Quindi
4 che colpiscono e ora devono ferire però. Quindi forza 2 di 6, forza 3. Quindi al 5 solo 1, 1 al 6, niente, quindi sono 3 danni, quindi uno muore. Bene, anzi lo lascio qua in modo da ricordare appunto che abbiamo un morto là. A questo punto, ragazzi, cariche, lui, anzi, facciamo con questo. Lui carica qui, loro ovviamente tirano di reazione. Allora, che spalle sono in cadenza rapida, quindi sono 2, 4, 6, che colpiscono al 3, e manco uno, perfetto, a posto. E ora 6, 7, 8, 9, beh, direi che ci arriva. E combatti subito. Allora, lui fa 3 attacchi. Tre attacchi, tre attacchi. Però li tiro per colpire pari a 6, fa un attacco extra. Ok, quindi allora abbiamo C3. E poi forza 4, resistenza 4 a 4. Peccato, Foul. Peccato, peccato, peccato. Rispondono ovviamente loro. Sono 2, 8, 6 più 1, 7 per il sergente. No, anzi, io attacco con loro due. Fermi. Fermi, fermi, fermi. Io attacco con loro due. Sono 4. Guarda cosa faccio. 3. Cosa dovrei fare con loro? Al 3 e poi al 5. Probabilmente, ma nulla. Attacco loro. Forse lui si può arrivare qui. Sì, loro attaccano. Allora facciamo quello che attacca senza nulla. Per primo al 3 e poi al 3. Niente. Quelli che ha la lama. Preso. Direi che ho fatto un 6 per ferire, quindi ho un VP di meno 1. Quindi con la lama invece di andare a meno 3 va a meno 4, quindi annullo completamente il VP. E sono ben due ferite, quindi questo muore. E poi attacca quell'altro con l'ascia. L'ascia bubbonica, quindi sempre al 3. E poi devo forza più 1, quindi forza 5, al 3. Posso ripetere di preferire pari 1, meno male, ho fatto anche un 6, quindi ho un VP di meno 3 perché è migliorato, quindi loro salvano al 6. E questo muore. Beh, direi che con l'uccisione di questa unità possiamo anche concludere la partita. Voi che dite? Perché ora sarebbero agli Space Marine, ok? Cominciare. A parte qui c'è da fare un test di morale velocemente. E lo passa. Allora, facciamo un attimo rapido una veloce analisi, una rapida analisi della situazione. Allora, attualmente la Death Guard controlla sia questo che questo obiettivo qua. Quindi vuol dire che loro stanno, e se quegli obiettivi danno 3 punti l'uno, loro stanno 6 punti vittoria. Ok, facciamo questa cosa. Allora, facciamo con i dadi normali. Allora, quindi la Death Guard sta a 6 punti, ok? Perché controlla entrambi gli obiettivi. Loro non credo assolutamente che riescano a ammazzare questo e poi andare, anche perché sono tre modelli, qui sono altri tre modelli, lì sono di più, quindi direi che ormai gli obiettivi sono stati presi dalla Death Guard. Poi, ogni armata ottiene un punto vittoria per ogni unità nemica eliminata. E allora, considerando la fine, quindi non facendo questo combattimento, terminando ora la partita, abbiamo 2 punti per la Death Guard, anzi 3 punti per la Death Guard perché ha eliminato Cassius, gli Aggressor e gli Hellblaster. Quindi sono altri 3 punti per la Death Guard. Andiamo 6, 7, 8, 9, andiamo a 9 punti per la Death Guard.
E mentre per gli Space Marine non controllano gli obiettivi, hanno soltanto fatto fuori i Poxwalkers, quindi prendono soltanto un punto. Anche se loro riescono a eliminare questo, andrebbero a 2 punti. Anche se loro riescono a prendere il controllo di questo o annullargli comunque il controllo, mettiamo a caso che loro vanno qua, non prendono il controllo di questo perché, essendo in pari di modelli, questo obiettivo non è di nessuno, li togliamo 3 punti a loro. La Death Guard sarebbe comunque a 6 punti di vantaggio contro 2 contro 3 punti. Quindi non. Cioè, anche appunto vedendo queste cose qua, la Death Guard avrebbe comunque più punti rispetto agli Space Marine. Sicuramente un errore grande che ho fatto perché appunto non mi ricordavo, cioè io ho considerato che in queste partite sono da sola a controllare 2 eserciti con tutte queste regole, tutte queste cose da tenere a mente per ogni fazione e per ogni modello, quindi capite che è un po' difficile. Sicuramente se io mi ricordavo che il caro Fall Blightspawn colpiva automaticamente con lo sparapeste, loro non dovevano assolutamente caricarlo quando era in questa situazione qua, e o almeno dovevano comunque nascondersi e poi caricarlo quando non li vedeva, perché così ho semplicemente mandato un'unità al suicidio, e questo potrebbe tranquillamente accadere in qualsiasi partita, a qualsiasi giocatore, non considerando una cosa del genere. Quindi ecco perché è importante caricare senza appunto che il modello, l'attaccante, cioè il modello che viene caricato non veda il modello, perché comunque è veramente molto molto importante. Un altro errore che ho fatto e non ho fatto, secondo me non cambiava nulla, cioè, ossia il fatto di spostare l'unità degli intercessor mandandoli avanti qua per cercare di prendere questo obiettivo qua. E volendo potevo anche venire a caricare loro, ok? Potevo caricare loro, potevo provare. Secondo me non cambiava nulla, perché considerando che loro hanno già un tiro salvezza del 2, ok? Con un tiro, grazie all'armatura, invulnerabilità del 4 più, secondo me non cambiava poi nulla. L'unico modo per eliminare loro era utilizzare loro, ma infatti era quello che volevo fare, cioè caricarli in corpo a corpo e poi picchiarli, visto che appunto gli aggressor danno un bel meno 3 al VP. E quindi loro sarebbero stati costretti a utilizzare il tiro in vulnerabilità, che poi alla fine non cambiava nulla, perché era sia il tiro salvezza sarebbe diventato 4, e il tiro in vulnerabilità è 4 più. Questo era, diciamo, l'obiettivo. Purtroppo è andata male, appunto, perché il caro Fall Blightspawn ha fatto fuoco e ha eliminato l'intera unità. Diciamo, la strategia c'era, ok? La strategia c'era di fondo. Appunto, in modo che poi magari gli Hell Blaster potevano, una volta eliminati qua, gli Hell Blaster potevano stare qui e potevano andare appunto a eliminare loro e quindi aiutare Cassius che era qui da solo, oppure fare il contrario, mandare solo gli Hell Blaster e tenere qua lì intercesso da tenere il punto di controllo. Comunque è andata così, bella partita, interessante, e niente, quindi andiamo alle conclusioni. Bene, allora abbiamo terminato così la partita, ha vinto la Death Guard. Sicuramente un paio di errori da parte degli Space Marines sono stati fatti, secondo me. Anche se la strategia bene o male di turno, cioè la strategia di fondo c'era, però purtroppo i dadi fanno da padrone, quindi non è andata a buon fine. Niente, non credo che questa missione vada a influire sulla prossima, almeno non penso, non c'era scritto appunto da nessuna parte, non c'era scritto di tenere conto di chi avrebbe vinto la partita, comunque adesso sto sempre segnando chi vince missione dopo missione, qual è la fazione che sta vincendo, che ha vinto la partita, la missione. Niente, direi che non c'è altro da dire, ci vediamo quindi. Niente, alla prossima missione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video di Warhammer 40.000 Conquest. Ciao!